Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Babycraft. Andremo a testare insieme queste due cartelle per imbossare i cartoncini. Una appunto con la texture dei cuoricini e quest'altra davvero molto carina con la texture dei dandelion. Davvero molto belli, adesso vi mostro i codici dei prodotti. Questo è il primo codice. All'interno sono presenti due cartelle appunto per poter groffare e imbossare i cartoncini. Sono fatte appunto in questo modo, vedete, si aprono appunto al libricino, poi all'interno si inserisce il cartoncino e poi si passa all'interno della Big Shot, ovviamente realizzando prima il panino. Adesso vi mostro tutto il procedimento, vi mostro anche l'altra texture, questo è il codice appunto del prodotto e anche qui sono presenti sempre due cartelle. Ed eccole qua, davvero molto molto belle. Adesso le proviamo insieme entrambe. Allora, ovviamente prendo queste qui già aperte, queste due, e queste le metto qui da parte. Nell'info box vi inserirò ovviamente sia il link del prodotto e vi inserirò anche il codice sconto che Babycraft ha riservato per i miei iscritti. Il codice sconto ve lo scrivo anche qui in sovraimpressione, è Giulia scritto con 2A05 per avere 5 dollari di sconto su un ordine minimo di 40 dollari. Vado a realizzare il panino che andrà appunto nella Big Shot, utilizzo sempre la piattaforma base. In questo caso andrò ad utilizzare invece per la prima volta l'adattatore B e come vedete qui vi spiega proprio tutti i passaggi per poter realizzare appunto l'embossing. Quindi dopo appunto l'adattatore B vado ad utilizzare il tappetino da taglio ed eccolo qua. Poi prendo le cartelline per imbossare, ho già ritagliato i miei cartoncini che andranno appunto all'interno. E poi ne voglio realizzare un altro piccolo, sempre con i cuoricini. Ed ecco qui. Poi di nuovo il tappetino da taglio e passo il tutto all'interno della Big Shot. Rieccomi, scopriamo il risultato insieme. Allora, apro. Che carino! Allora, questa è la prima appunto con i cuoricini ed è davvero graziosa. Io già mi immagino appunto queste carte imbossate per poter realizzare anche delle scatoline, perché no? Davvero molto carine. Poi pensavo anche di poter realizzare anche dei bigliettini da visita, perché no? In questo caso, vedete? Ovviamente prima inserendo tutti i dati con la grafica e tutto e poi andare ad imbossare i vari cartoncini. Vediamo l'ultimo. Davvero molto molto carino. Con i dandelion. Questo è il retro. Sul sito di Babycraft, come vi ho mostrato anche nell'unboxing dell'altra volta, vi mostra anche diverse tipologie appunto di utilizzo. In questo caso è stato utilizzato, sperando che si noti qualcosa, è stato utilizzato, aspettate abbasso un po' la luminosità magari, ecco qui, è stato utilizzato per andare a decorare un bigliettino per quanto riguarda il compleanno, anche per le agende. Questo è appunto quello dei dandelion che ho appena testato. Questo invece è con le stelline, cioè un pinguino. Sono davvero molto molto carine e poi si possono creare davvero tantissime
versioni. La trovo davvero un'idea molto carina per personalizzare ancora di più i nostri cartoncini e le nostre scatoline. Come dicevo prima, basta andare ad embossare un cartoncino e poi successivamente realizzare la scatola per i nostri bijou. Oppure, come vi accennavo prima, realizzare dei graziosissimi bigliettini da visita. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!